RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Benvenuti e ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Montorfano con un nuovo appuntamento di 3 minuti con. Io sono Elisa Fontana, oggi torniamo a fare volentierissimo una chiacchierata con un'artista, una grandissima artista italiana che abbiamo già avuto modo di sentire l'anno scorso in occasione dell'uscita di un altro brano che abbiamo avuto modo di poi mandare in rotazione nella nostra radio. Lei è una cantautrice, musicista, DJ, produttrice discografica, è nota al grande pubblico per i successi discografici di Paola e Chiara, disco platino con il singolo Vamos a Bailar, uno dei tormentoni che per me, ma anche per tantissimi radioascoltatori, è uno dei tormentoni estivi più belli degli ultimi 20 anni e che oggi ci fa ancora cantare e ballare. Dal 2013 la sua carriera è da solista, non solo musica però, ma anche TV, recitazione e tanti successi. Do quindi il benvenuto con davvero grandissimo piacere a Radio Montorfano a Paola Iezzi. Ciao Paola, grazie di essere con noi. Ciao a tutti, ciao a tutti gli amici di Radio Montorfano, è un piacere essere qua. Ecco, l'anno scorso, l'ho detto in premessa, ci siamo sentite in una bella chiacchierata in occasione del lancio del brano Gli Occhi del Perdono, che aveva tra l'altro anche una versione spagnola. A gennaio di quest'anno invece tu hai pubblicato il singolo LTM, che è poi l'acronimo di La Tua Mamma, che è tra l'altro un brano sull'emancipazione femminile, in collaborazione con Mischita. Paola, com'è stata questo tipo di collaborazione? Ma è stato come una scintilla l'incontro con Miss, perché ci siamo conosciute in un locale, ci siamo piaciute, abbiamo detto facciamo una roba insieme e l'abbiamo fatta. È stato molto naturale, è quello che secondo me dovrebbe accadere sempre tra artisti quando gli artisti collaborano, non dovrebbero essere cose decise a tavolino dalle etichette, ma dovrebbero nascere proprio da un intento artistico di collaborare perché si ha un terreno comune, si vogliono esplorare delle cose insieme. Con Miss è stato così e dell'ETM infatti è stato un successo. È stato molto apprezzato sia il video che la canzone. Assolutamente, tra l'altro è in rotazione nelle radio invece il singolo per l'estate 2020 che è Mon Amour, un beat che induce un po' a ballare, io l'ho ascoltato ed è così, ma che con le parole porta con sé anche un po' la malinconia che è legata al tema del brano, che sono gli amori digitali, è così? Sì, nel senso, io amo molto, devo dirti la verità, io amo molto le hit estive che portano sempre un po' di malinconia. Vamos a Bailar stessa è un pezzo che apparentemente è allegro, ma in realtà tratta il tema della rinascita, è un tema molto esistenziale, è un testo, quello di Vamos, che dice delle cose anche importanti. E Mon Amour, appunto, come dici tu, poggia su un beat che fa ballare, danzereccio, con questa fisarmonica che ricorda questo mondo un po' gitano, ti fa venire voglia di toglierti le scarpe e ballare a piedi nudi in mezzo alla strada, ma il testo appunto racconta l'amore di oggi, le relazioni più che l'amore, le relazioni che spesso vengono consumate attraverso i telefonini, attraverso lo scambio di emoticon, messaggini eccetera, quindi è un po' una fotografia di quello che è diventato oggi è la schermaglia amorosa che è trasferita, non è più live ma diciamo che è più una cosa che viene consumata attraverso i social, attraverso lo scambio di WhatsApp, di messaggini un po' magari a volte misteriosi, faccine, emoticon, e non vuole essere un giudizio negativo su quello che è, però è un po' una fotografia di quello che sta accadendo al mondo della modernità, stiamo abbracciando questo mondo tecnologico sempre di più e da un lato ci piace perché siamo dentro questo flusso di dati che costantemente ci inonda, no? di like, di cose che ci fanno piacere, e dall'altro un po' ci nevrotizza e ci fa venire voglia di chiudere il telefono, di lanciarlo contro un muro e di liberarcene per sempre. Quindi credo che tutti noi un po' viviamo in questo momento questa dualità, da una parte croce e delizia, cioè da una parte ci piace l'essere in questa modernità, in questo flusso di dati, di informazioni, di scambio di messaggi, di dare sempre informazioni di dove siamo e cosa stiamo facendo al mondo intero, e dall'altro quello di riappropriarci della nostra sfera più intima. Quindi questo mi sembrava un tema molto interessante da affrontare. L'ho affrontato chiaramente con molta leggerezza perché è una canzone estiva e tutto quanto, però c'è questa cosa dentro alla canzone. Sì, tra l'altro poi spesso questi sono, affrontare le questioni anche con leggerezza è il modo migliore poi per farle arrivare anche al pubblico più o meno giovane, però a volte davvero è la modalità adeguata. Paola, io allora ti propongo, ci fermiamo 2 minuti e ascoltiamo appunto Mon Amour in modo tale che poi lo possiamo continuare a commentare insieme. A tra poco. Assolutamente.
Una spiaggia deserta. Oh na na na, oh na. Ciao, come stai? Ti rispondo dopo mezz'ora, anche se non dovrei. Oh na na na, oh na. Ora è il tuo turno, ma passano ore, da te non arriva risposta. Bevo un sorso di vodka. Oh, sto andando a letto. È bella la California, spero tu ti stia divertendo. Te ne dedico un'altra. Cin. Perché non scrivi più, più? Mon amour. Se mon amour, hai cominciato tu, tu. Non più. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Je t'aime. Mon amour. Mon amour. Tu, tu, tu non rispondi più, anche se hai cominciato tu. Yeah. Tu, tu, tu non rispondi più, anche se hai cominciato tu. Mon amour. Minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Rientriamo in studio, siamo ancora in compagnia di Paola Iezzi, stiamo parlando e stiamo presentandovi quello che avete sentito in rotazione anche a Radio Montorfano, che è il singolo dell'estate 2020, Mon Amour. Paola, l'abbiamo detto, questo è un pezzo particolare, musicalmente un pezzo che di fatto mette insieme tanti mondi, no? Ci racconti da dove nasce l'ispirazione per questo pezzo? Allora, nasce in realtà dalla collaborazione con altri due coautori, che sono Stefano Riva e Simone Rovellini, con i quali ho collaborato anche per il testo di, per la composizione di LPM, il mio brano con Mischeta, insieme anche alla Miss. Mi piaceva molto quello che era uscito con LPM, quindi abbiamo deciso di lavorare su un altro brano, che è poi questo Mon Amour, che Stefano Riva ha anche prodotto. Diciamo che musicalmente rappresenta abbastanza bene quello che io amo nella musica, soprattutto quello che mi piace delle hit estive. A me piace, appunto, come ti ho detto prima, il fatto che la hit estiva sia un pezzo che faccia ballare, faccia muovere il corpo, faccia alleggerire la mente, però nello stesso tempo mi piace che sia cosparsa come un po' come uno zucchero a velo, mi piace che ci sia un po' questa malinconia diffusa che poi attraversa tutta la canzone, perché trovo che la malinconia sia un elemento fondamentale dell'estate, sia connaturata con l'estate, che è in realtà una stagione che esplode di colori, esplode di entusiasmo, di gioia di vivere, però nello stesso tempo reca in sé il fatto che finisce, come tutte le cose belle finiscono, e quindi questa cosa la rende estremamente poetica, e io sono molto affezionata a questo modo di interpretare l'estate.
l'estate. Mi ricordo le canzoni che ho amato di più nell'estate sono sempre state quelle leggermente malinconiche, non il classico pezzo smargiasso, un po' paraculo per l'estate. Mi piacciono proprio le canzoni un po' cantautorali, quelle che hanno dentro di sé quella vena di poesia, di malinconia, che poi sono quelle che ti restano dentro e ti accompagnano. Sono assolutamente d'accordo con te, da questo punto di vista hai trovato terreno fertile, perché sono anch'io, la penso esattamente anch'io come te. Quest'anno, l'abbiamo detto in premessa, Paola ricorre il ventennale, cioè sembra quasi un secolo di Vamos a Bailar. Da allora a oggi sono cambiate tantissime cose, anche proprio nel modo di fare musica, però questo brano, l'abbiamo detto, continua a ottenere un grandissimo successo, ci fa ballare, ci fa cantare. Secondo te qual è il segreto del successo di Vamos a Bailar? Ma secondo me il segreto del successo è che era una canzone vera, nata proprio da un impeto di verità. Andavamo verso il millennio, il nuovo millennio, il 2000, ed è una canzone che parla di questo, di lasciarsi alle spalle il passato e di abbracciare quello che arriva con tutto l'entusiasmo, questa voglia di liberarsi di tutto, di lasciarselo alle spalle e di ricominciare una vita nuova, no? Noi dicevamo Vamos a Bailar esta vida nueva, che insomma era un po' quello che tutti avrebbero voluto fare quando arrivava il 2000. C'era questa grossa aspettativa che veniva proiettata nel nuovo millennio che stava arrivando, e credo che questo la gente l'abbia percepito molto bene. Quindi secondo me il ritmo unito a questo testo, che era un po' esistenziale, parlava di Dio, parlava di una sofferenza che c'era stata e della quale si aveva il bisogno di liberarsi per andare incontro ad una vita nuova, ad abbracciare una vita nuova, a cercare una nuova isola dove essere felici, dove rinascere e rimettere radici. E credo che questo sia una tematica che sia piaciuta molto, che alla fine la gente abbia interiorizzato, abbia fatto propria, ed è, credo che sia per questo motivo che questa canzone è ancora molto amata dalle persone. Sì. Sì, è uno dei miei pezzi preferiti, e come me è un pezzo preferito da tantissimi anche radioascoltatori di Radio Montorfono, che comunque lo chiedono nella nostra programmazione. Paola, io ti ringrazio davvero di cuore e ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, del tuo tempo, per essere stata con noi. Quando vuoi, Radio Montorfono è sempre qua per te. Grazie di cuore. Grazie mille a te, un bacio enorme, buona estate a tutti, che ce la meritiamo. Esatto, bravissima, bravissima. Un bacio grande. Anche a te, grazie mille. Ringrazio ancora di cuore Paola Jezzi per essere stata con noi, e io vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.